veramente un piacere che tra tutti gli eventi che facciamo quest'anno ci sia ancora il registro.it con il suo personaggio storico, Nabovaldo, che è stato uno dei primi personaggi di Comics and Science. Comics and Science è una collana editoriale del Consiglio Nazionale di Ricerca che va avanti ormai dal 2013, e a un certo punto abbiamo avuto, parlando con i colleghi del registro.it, l'idea di fare degli albi in cui si parlasse di informatica, si cercasse di informare soprattutto le persone più giovani sui rischi potenziali, per esempio di avere un PC, di poter avere un attacco hacker, per esempio, no? Da cui vengono fuori questi fumetti bellissimi disegnati dal nostro Gabriele Peddes, in cui c'è per esempio i PC zombies, no? E questa cosa qui è cominciata, è uno dei primi progetti che abbiamo fatto con Comics and Science, e la cosa bella è che ancora oggi è parte dei laboratori del registro.it. È venuto fuori un videogioco, è venuto fuori un gioco di carte, insomma materiale fumettistico che viene riutilizzato in tantissime iniziative. Oggi abbiamo Nabovaldo in una veste nuova, un primo esperimento di Free Story con Nabovaldo. Free Story è un format da palco che facciamo con Comics and Science, e si tratta di fare un freestyle con una storia inventata, quindi è anche un pretesto per spiegare al pubblico come si costruisce una storia, quali sono le basi della narrazione, e tutto nasce dagli spunti del pubblico, appunto, quindi chi abbiamo come protagonista, il suo antagonista, come si evolve la storia, e tutto nasce dalle idee improvvisate del pubblico, e io sarò a disegnarle in modo improvvisato cercando di chiudere una tavola a fumetti. E oggi abbiamo proprio il nostro free story, lo ambientiamo a Internetopoli, quindi una novità. Oggi sono stato invitato a questo evento di Comics and Science, cosa molto importante per il CNR anche, ovviamente, e sono stato invitato a parlare di intelligenza artificiale, in particolare a domanda risponde, cioè ci sarà un disegnatore che sviluppa, anche sulla base di alcune domande che possono venire dal pubblico, sviluppa alcuni concetti e via via, ripeto, a domanda risponde. Ci sarà una domanda sempre a sfondo intelligenza artificiale e io cercherò di rispondere a queste domande. Ormai l'intelligenza artificiale va a invadere ogni campo, è un'autentica rivoluzione, qualcuno l'ha paragonata alla rivoluzione di internet, quindi la sua introduzione in ogni luogo dove si fa attività culturale, in particolare rivolte ai giovani per l'uso, il cattivo uso, il buon uso di questi strumenti, è un fatto importante.